Sono andata a vedere Grace of Monaco perché, anche se la nostra bella e brava Nicole Kidman non si può trasformare in modo da riprodurre Grace Kelly, hanno sicuramente riprodotto vestiti e gioielli e naturalmente i panorami della Riviera sono bellissimi. Poi sono andata a teatro a vedere House on the Lake. The House on the Lake continua fino al 22, si svolge nel sotterraneo del Teatro Statale con un'atmosfera molto adatta a questo luogo dove si parla di quello che è avvenuto nella casa sul lago e a parlare sono un avvocato e una psicologa, quindi immaginate la schermaglia fra i due, e ho visto anche altri film più leggeri, però intanto vi segnalo che c'è una serata speciale all'Art Bar, come lo chiamano, alla galleria d'arte, sono The Paper Kites, questo la sera del 19 e può essere una cosa simpatica, insolita, sempre nel centro culturale. Al cinema, come vi dicevo, film più giovanili, uno che si intitola 22 Jump Street, con personaggi abbastanza giovani e comici, scene movimentate. Tra l'altro dico a tutti di starlo a guardare fino alla fine perché aggiungono comicità addirittura surreale proprio verso la fine. E visto che si parla di salti, anche se è solo questione di indirizzo, vi dico che il 22, quei concerti gratis in Piazza Nostri, chiamati Piazza Live, presentano uno speciale per il mondiale con esperienza brasiliana e altro. Mentre il 20 e 21, se andate all'Ellington Jazz Club, che è un po' più in là dall'altra parte di Nostri, c'è Adam Hall and the Velvet Playboys. Scendendo ancora come età, so che ultimamente hanno presentato il primo alla televisione, ma How to Train Your Dragon 2, quindi la seconda puntata, in tre dimensioni, mi è piaciuto, l'ho trovato divertente e credo che si colleghi ad uno spettacolo, anche questo che si rivolge in linea di principio ai più giovani, che si intitola The Gruffalo, che anche questo finisce il 22, non ho ben capito se comincia il 17 o il 18, ma potete sempre informarvi, di nuovo al Teatro Statale, penso sia nella Sala Grande. Una sala grandissima al Riverside verrà usata il 20 e 21 dalla Wasa Orchestra Sinfonica per presentare tutto il film Lord of the Rings, The Two Towers, accompagnati appunto dall'orchestra, una cosa veramente grande e speciale, pare abbiano molto successo queste iniziative. Parliamo di musica ed altro e la cattedrale di St. George, che è vicino alla St. George's Terrace, presenta il 22 una cosa che chiama Winterfest, perché la sera c'è il servizio cantato in cattedrale, mi pare alle 5, ma c'è anche una fiera appunto sul sagrato che dovrebbe presentare musica ed altro, una cosa molto simpatica. Sapete che c'è un festival invernale e spero di vedere prossimamente, perché apre il 17, Three Seeds, sono tre brevi pezzi teatrali di un autore sudanese che lavora con artisti di qui e quindi una questione che attraversa le lingue e che senz'altro sarà interessantissima. Ci risentiamo prossimamente.